serve. Ancora due parole, poi lascio le conclusioni all'onorevole Vallucci, che ringrazio ancora, visti gli impegni che ha. So che tutta la settimana, me lo dice il suo collaboratore di software con il quale intrattengo comunicazioni, che è un posto nell'alto d'Italia, dalla Sicilia a Bergamo, alla Puglia, ogni settimana. No, ringrazio in particolare tutti i soci e le persone che già si sono associate al nostro club, e in particolare i membri del direttivo che, insieme ai quali, con i quali abbiamo costruito, abbiamo organizzato questo evento, la vicepresidente del club, che prego di alzarsi così inizio a parlarlo. L'avvocato Gianluca Liut, che lo vedo qui. E l'amico Lucio Nardelli, che non ce la farebbe. Due parole ancora. Il motto del nostro club ci è parso fino all'inizio potesse essere una frase di un celebre mente, intelligenza del secolo scorso, Gilbert K. Chesterton, che diceva: uno più uno non fa due, ma 2000 volte uno. 2000 volte uno perché? Perché il nostro club vuole essere, speriamo che sia, un incontro tra passato, presente e futuro, sia di generazioni che di idee, che di contributi, una linea di intersezione, che poi possa diventare appunto punto di unione di questi contributi, ma anche un cerchio, una rete, una trama di relazioni, di persone che poi possono costituire, come è nella natura umana, una famiglia allargata, un gruppo di uomini e donne, una società libera, perché questo è sarà il nostro DNA. Grazie. Prego. Io ringrazio tutti voi, ringrazio soprattutto Alfredo Michela, vicepresidente della provincia, vicepresidente della regione, per essere qua oggi. E inizierei sul fatto che personalmente tutto il movimento politico, oserei dire del Popolo Libertà, voglia riconfermare il governatore uscente, dubbi non ce ne sono. È chiaro che ci sono equilibri di alleanza in una situazione politica nazionale molto complicata. Una situazione politica molto complicata che potrebbe portare a, come dicevamo oggi, non solamente al fatto che si vota al comune di Portoguaro, ma che magari si voti anche per il governo nazionale il 28 di marzo. Quindi siamo in divenire, è difficile fare previsioni oggi che cosa sarà. Certo è che quanto tu hai ricordato corrisponde a un'analisi oggettiva, ovvero che il Popolo Libertà è comunque il primo partito del Veneto, e Giancarlo Galan ha ben amministrato in questi 15 anni. Penso che queste siano due analisi che non sono opinioni, ma che sono dei dati di fatto. La realizzazione anche dell'ultima opera, Passanti di Mestre, i lavori molto avanti del MOSE e tantissime altre attività che qui non sto a enucleare perché voi conoscete meglio di me, testimoniano come il Veneto abbia prodotto un buon governo regionale assolutamente importante. Il club della libertà rappresentano un passo in avanti rispetto ai club di Forza Italia, rispetto anche ai circoli della libertà. Perché? Perché quei movimenti erano movimenti legati prevalentemente a una campagna elettorale, no? I club di Forza Italia nascono quando non si sapeva neanche che Silvio Berlusconi sarebbe sceso direttamente nel vagone politico, e i circoli della libertà nascono con un governo Prodi che non aveva ossigeno per dare una spallata ai palazzi dei parrucconi per fare un'altra campagna elettorale, che poi è accaduta e si è verificata. Il club della libertà, e oggi penso che siamo intorno alle 350 unità in tutta Italia, non nascono su un fatto mediatico o con un obiettivo importante, ma come quello di una campagna elettorale. Nascono per radicare sul territorio e far sì che i cittadini siano tutti protagonisti e consapevoli di essere tutti portatori di questo nuovo progetto politico. Quel progetto politico che Silvio Berlusconi dal 94 ha inserito nella politica e che ha cambiato la politica italiana.
voglio adesso qui ricordare tutti gli effetti di questi cambiamenti, ma indubbiamente ha cambiato questa politica. E penso che sia arrivato il momento che tutti noi che siamo qui, e tutti la maggioranza dei cittadini, veneti e non solo veneti, diano questo contributo, perché, come ti ricordavo il filmato, le parole di Gorbaciov quando incontra Kohl qualche mese fa, perché avevano una certa età, come avete visto dal filmato, ricorda che grandi cambiamenti, ci ricorda che grandi cambiamenti, veri, profondi cambiamenti della storia, li decide il popolo. Possono avere una sponda nei palazzi, come anche la caduta del muro ebbe, no? Da Wojtyła a Kohl a Gorbaciov. Poi qui c'è stata una critica che voglio subito dire, perché così può essere utile quando farete il dibattito. Manca Reagan o manca Bush, no? Che sono, diciamo, i due presidenti degli Stati Uniti d'America. Però abbiamo messo come America Kennedy, che quindi è presente come America e che nella diatriba ha fatto più Reagan o ha fatto più Bush, no? Perché c'è questa discussione, taglia penso la testa al toro, perché comunque penso che abbia comunque anche lui dal 63 contribuito attraverso quell'incontro con quella folla oceanica che avete potuto constatare, iniziare a dare uno scossone a una Germania dell'Est che ha costruito quel muro perché più di 2,5 milioni di propri abitanti erano già scappati nella Germania dell'Ovest, e quindi per impedire che i cittadini, avendo a portata di mano la libertà, raggiungessero la libertà. L'altra cosa che voglio ricordare del filmato, così chiudiamo la parte del filmato, che è stata un po' criticata, D'Alema noi lo promuoviamo e quindi serve anche perché siamo, diciamo, in territorio dove siamo in competizione con la Lega, e la Lega giustamente, no, da parte sua ha cavalcato un po' questa cosa. Vedete, noi quando siamo scesi in campo non siamo scesi in campo per sostituirci agli altri e per, diciamo, continuare a fare politica con un certo piglio, anche perché essendo caduto il muro di Berlino non c'erano più le due grandi ideologie e quindi non c'erano più i voti in cassaforte che c'erano prima della caduta del muro di Berlino. Anche se, come dice il filmato, purtroppo in Italia quel muro non è ancora caduto, perché i protagonisti della sinistra italiana, i vari, appunto D'Alema, Fassino, Bersani, erano già lì quando nel marzo del 90 Pochetto diceva che il comunismo è fallito, ma lo diceva così, incidentalmente. Da parte dei protagonisti della sinistra italiana non c'è mai stata una vera denuncia, una vera taglio netto e una vera censura di quello che è stato il comunismo nel mondo e quello che è stato il comunismo in Italia. E questo è uno dei grandi problemi politici italiani in cui ci incontriamo ancora ad oggi, no? Perché è evidente che chi ha fatto per 25 anni la politica legata all'Unione Sovietica, che finanziava il Partito Comunista Italiano, che insegnava a quei protagonisti che sono i protagonisti ancora di oggi come fare l'azione politica, è difficile che siano in grado di fare il salto di qualità per, diciamo, cambiare la società italiana e dare più speranza di ammodernamento alla società italiana.